Siamo al moderno multiscreen di Giulianova per la proiezione in anteprima del docufilm Terra bruciata sui crimini nazisti e abbiamo qui con noi il ricercatore Walter De Berardinis, che tanto ha scritto, si è occupato e si è documentato sul periodo della prima e seconda guerra mondiale a Giulianova. Ricordiamo che a Giulianova, ne parleremo poi con Walter, ci sono stati appunto dei comandi tedeschi e ci sono stati dei morti, quindi Giulianova purtroppo in queste epoche ha dato il suo tributo di sangue. Ne parliamo con Walter De Berardinis. Grazie, sì, noi grazie alla professoressa Lucia Marcone ho avuto l'onore, tra virgolette l'onere, di collaborare a questa bella iniziativa, quindi di portare i ragazzi qui al Cinema Moderno a vedere questo bellissimo film Terra Bruciata. Anzi, vi do un'anteprima che non ho detto prima ai ragazzi durante la presentazione, e che vorrei proporre questo film un premio, quello del premio di Venanzio a Teramo. Quindi sono in contatto con Piero Chiarini per insomma cercare di far ottenere comunque un riconoscimento. Perché Giulianova c'entra con questa proiezione? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale Giulianova diventò città di retrovia, perché mentre la linea del fronte era Ortona-Francavilla, dove ben sanno che ci fu insomma una battaglia cruenta, Giulianova diventava città di retrovia con una sede di comando militare tedesco in Villa Migliori qui a Giulianova Paese, e successivamente si intensificarono i bombardamenti esattamente dall'ottobre del 43 fino al giugno del 44, e abbiamo un caso in cui due giuliesi furono fucilati. Il primo era Vincenzo Alleva, un trentenne originario di Campli, che si reca al Lido di Giulianova per raccogliere delle masserizie. Trova questo cavo telefonico, viene sorpreso dai tedeschi, portato al comando di Villa Migliori, la strada che esce da Giulianova e va verso Montone, e lì verrà fucilato e successivamente sotterrato. Dopo 3 giorni i familiari hanno l'autorizzazione a recuperare il corpo e dargli una degna sepoltura. Di queste tracce se ne trovano in comune all'archivio di Stato e anche recentemente alla parrocchia di Giulianova, dove ho scoperto la data del funerale. Successivamente arriviamo agli ultimi giorni in cui il comando tedesco operava qui a Giulianova. Verrà fucilato Flaviano Pultrone o Poltrone, a seconda di come è stato trascritto. Lui invece si oppose alla consegna del proprio cavallo. Per questo motivo fu fucilato. Quindi a Giulianova, Poltrone non viene ricordato, l'altro caduto viene ricordato in una lapide a Teramo e nella famosa via del mercato coperto di Giulianova, via Vincenzo Alleva. Ecco, vogliamo ricordare, Walter, che tu stai lavorando perché questi giuliesi abbiano un riconoscimento post-mortem. Sì, non ne faccio una questione di campanilismo, non me ne vogliono gli altri storici, perché come ben sa il pubblico, la provincia di Teramo è la prima medagliata d'oro per quanto riguarda l'esistenza con i noti fatti di Bosco Martese. Sul dizionario dell'esistenza italiana delle Naudi c'è proprio raccontato il fatto di Bosco Martese. Giulianova ha avuto il più alto tasso di mortalità per bombardamenti, quindi circa 23 certificati, quindi dall'allora prefettura di Teramo. Ha avuto dei saccheggi, se ne contano 135, e naturalmente con questi bombardamenti rimane la città della provincia di Teramo più bombardata.